Questi siamo noi, ovvero Giorgio sulla sinistra, che sarei io, e sulla destra Alessandro, per gli amici Yaki. Insieme percorreremo l'antico sentiero che collega Bologna a Firenze. La via delle idee. Costava il giorno della partenza, sono le 6:20. Adesso usciamo, andiamo a prendere l'autobus che ci porta in cima ad un monte, dove comincerà la nostra avventura. Sono la prima del 52, alle 6:40 dovrebbe passare. Andiamo a Sabbiuno e da lì inizia praticamente il percorso. Abbandonato l'autobus, stiamo proseguendo a piedi verso Badolo per cominciare effettivamente il tratto segnato dalla mappa. Sono passate 1:20 e siamo già stanchi, sono abbastanza sudato, c'è un caldo pauroso. Bene, da qua inizia praticamente ufficialmente il sentiero degli dei, Bologna Firenze. Prima siamo stati tipo 20 minuti a capire dove eravamo, della gente che ci ha spiegato dove eravamo, ma non è stata molto chiara e precisa. E niente, adesso iniziano 3 giorni, inizia il vero percorso. Su questo bel panorama inizia ufficialmente il nostro cammino, direzione Monte Adona. Ci siamo appena immessi sul sentiero e da, non so se si nota, ma qui il terreno è completamente sabbioso. Sembra di essere in spiaggia. Adesso qui magari è un po' più asciutto, ma prima non era. In cima al monte. Com'è andata fino adesso? Devo dire che il fisico tiene, ma questo era scontato, credo. Bello, ci sta bene, tira aria fresca. C'è un bel cielo. Salutiamo tutti quelli che incontriamo. Giorno, giorno. E niente. È circa l'1, ci siamo fermati adesso per rifocillarci, per riposare almeno un'oretta. Qualcosa, cioè, più o meno. Yaki sta mangiando un panino con il prosciutto e io ora mi appresto a mangiare del pane con il formaggio. Arrivati a Brento siamo andati un attimo per disperati per comprare un po' d'acqua, ma abbiamo trovato una fontana. Tutte le persone sono molto gentili, ti salutano tutti, anche quelli in bici o quelli che corrono a piedi come matti in salita. Salve! Salve! Non come in città. Da Brento a Monzuno è stata la tappa più difficile di oggi, è stata massacrante, addirittura abbiamo tentato di fare autostop ma nessuno ci ha cagato, ci saremmo anche venduti agli autobus ma purtroppo oggi non passano, quindi ci siamo fatti tutti a piedi, erano 4 km ma per fare 4 km ci abbiamo messo 2 ore e qualcosa tipo. E boh, alla fine siamo arrivati, il paese è un po' schifo. No dai, prima ho provato a camminare senza zaino, mi sembrava di volare. Tra una ventina di minuti ripartiamo, un'altra ora e mezza di cammino. Per le 7 dovremmo essere alle Croci. Tra l'altro non abbiamo finito la tappa di oggi, perché alla fine della tappa, dopo essere arrivati alle Croci, manca un altro ore 20. Però, avendo stamattina camminato
per arrivare a Badolo abbiamo perso del tempo e quindi ci sta anche questo. Chiedeva indicazioni a Marco e sua figlia, due abitanti della zona, che decidono di farci compagnia fino alla fonte del muro. Salutiamo e ringraziamo. Prossima tappa, le croci. Ci stiamo accampando alle croci, in un prato pieno di insetti, però da quale godiamo di una vista davvero eccellente. Allo del termine la prima giornata e finalmente un po' di riposo. Questa è la mattina del secondo giorno, ci siamo svegliati da poco, abbiamo già fatto colazione. Adesso stiamo sistemando i nostri bagagli. Prima abbiamo Yaki aperto la tenda, abbiamo visto che fuori è completamente bianco, pieno di nebbia. L'aria è molto umida, stamattina abbiamo sentito infatti un po' di freddo dentro i nostri sacchi a pelo. Speriamo che si mantenga bene la giornata. Ripartiamo verso Madonna dei Fornelli, ma piove troppo ed è meglio non tirar fuori la videocamera. Così ci facciamo coraggio e proseguiamo fino a Pian di Balestra. Stiamo mangiando un panino. E stiamo cercando di asciugarci perché è da stamattina circa che piove. Dopo essere arrivati a Madonna dei Fornelli abbiamo comprato alcune cose, panini, banane, mele. Poi siamo ripartiti e è iniziato a diluviare. Praticamente la pioggia è durata fino adesso, sta ancora durando. Abbiamo fatto una salita che di ripidezza era più o meno così. Siamo un po' abbattuti perché fa freddo anche. Stiamo riparando in una casa, una proprietà privata. Però pare che qua le case le costruiscono, però poi non ci abita nessuno. Riesco a casa, siamo entrati, adesso siamo al coperto, stiamo mangiando. La prossima tappa e la prossima destinazione ci dovremmo mettere circa un'ora, è Piana degli Ossi, dove come qui non ci sarà un cazzo. Un po' storditi dal concerto delle rane, completiamo l'ultimo tratto. Siamo giunti alla destinazione finale della seconda giornata del nostro itinerario podistico. Una mano stronza. Ci siamo accampati in un camping, visto che cazzo siamo stanchi e ci sta un po' di comfort. Oggi pomeriggio invece di arrivare a Monte di Fo, dove sarebbe dovuta finire la seconda tappa, siamo arrivati al passo della Futa, perché Monte di Fo in realtà si va, poi bisogna tornare indietro e riprendere il percorso dal passo della Futa. Queste sono le altitudini che toccheremo domani, quindi facciamo una parte iniziale in salita e poi il resto dovrebbe essere bene o male più facile in discesa, speriamo bene. Questa è la mattina del terzo giorno, abbiamo dormito qui nel campeggio, le comodità sono state ben accette. Adesso ci prepariamo e cominciamo di nuovo. Dal passo della Futa a Monte Cazzaro. Dalla cima ammiriamo lo splendido panorama mentre respiriamo l'aria fresca e pulita. Ma non pensavamo di dover fare conti con gli insetti. Una breve sosta alla fonte, sempre in compagnia degli insetti. Veramente troppi. Andiamo. Senza rendercene conto, cambia il paesaggio. E siamo in Toscana. Affrontiamo l'ultimo lunghissimo ed estenuante tratto verso San Piero a Siepe, ma sono le 4:20 e
siamo seduti a un bar e questa è la bella vita. Peccato che siamo a Galliano quando in realtà dovremmo essere a Sant'Agata. Abbiamo scioccamente cambiato strada per risparmiare mezz'ora di tempo, ma alla fine ci ha fatto allungare talmente tanto il percorso che per tornare sulla retta via dovremmo fare almeno altre 2 ore di camminata, oltre il tempo per giungere alla tappa finale. Quindi abbiamo deciso di fermarci qui e prenderemo un autobus che ci porterà alla tappa finale. Vabbè, ci sto. Con un piccolo aiuto della tecnologia arriviamo finalmente a San Piero e senza neanche troppo fatica. Questa è la nostra tenda, montata per trascorrere la nostra terza nottata in questo arduo percorso, ma per colpa di quest'uomo siamo finiti nuovamente in un campeggio. Ebbene sì, i nostri sogni da Into the Wild sono svaniti in questo modo. Dopo 2 chiacchiere e una doccia calda si conclude il terzo giorno. Ci prepariamo per dormire, ma non prima di ricordare uno degli avvenimenti più curiosi del viaggio. Oggi mentre ci eravamo persi e stavamo scendendo il sentiero, a un certo punto abbiamo sentito un grugnito di un cinghiale. Ed è stato molto bello. Però non l'abbiamo visto, abbiamo sentito solo una cosa del genere. Domani si arriva a Firenze. Si spera. E allora... Buonanotte. Ultimo giorno. Da San Piero a Sieve, alla Badia del Bonsollazzo. Giunti in cima troviamo il convento dei frati e mentre Yaki riempie le borracce io pago una bolletta. Finalmente si scorge Firenze all'orizzonte. Siamo appena scesi da Poggio Pratoli. Porca. Siamo appena scesi dalla montagna. Tra 2 chilometri siamo arrivati a destinazione. Con un ultimo sforzo concludiamo la via degli dèi. Sono stanco. Possiamo arrivare. Preso un autobus da Fiesole, non ci facciamo mancare una visita del centro di Firenze. Well, outside they were throwing cars, inside they were drinking. They all brought their scars. Si conclude così il nostro cammino da Bologna a Firenze. 4 giorni intensi ma piacevoli, che ci hanno regalato splendidi paesaggi e la possibilità di incontrare persone gentili e simpatiche. Abbiamo percorso antichi selciati, sempre immersi nella natura, dimenticandoci quasi che ci saremmo di nuovo imbattuti nella civiltà. Lo rifarò sicuramente, ma non subito.